Sono stimati in circa 300-400.000 gli italiani con una dipendenza e altri 600-700.000 gli italiani ad alto rischio. Giocano molti soldi e il gioco d'azzardo sta crescendo come fatturato negli ultimi anni. Consideriamo che nel 2011 erano 80 i miliardi spesi in gioco d'azzardo e nel 2012 sono diventati 88,5. Una parte di questi, la maggior parte, torna indietro ai giocatori, ma un'altra parte ovviamente va definitivamente in perdite. I giocatori quindi finiscono per indebitarsi, per avere dei problemi con la famiglia, con quello che è il proprio contesto sociale e lavorativo, per avere dei problemi di dipendenza che li portano via via a non gestire più il gioco, ma essere gestiti dal gioco. Diventa un fenomeno importante per le imprese, per gli esercenti, perché porta effettivamente della liquidità, porta dei soldi nelle casse, ma è anche un fenomeno dei costi sociali molto alti. Sono stimati essere circa 6 miliardi i costi sociali sul gioco d'azzardo. A Modena si stima possono essere dai 2.000 ai 3.000 giocatori d'azzardo compulsivi su un totale di circa 70.000 persone che potenzialmente utilizzerebbero slot machine e videopoker installati in sale da gioco, bar e tabaccherie edicole. Insieme a più di 300 comuni abbiamo aderito al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, con cui chiediamo una nuova legge nazionale che dia maggiori poteri ai sindaci per agire nei propri territori. La proposta di legge di iniziativa popolare, che prevede interventi per la tutela dei minori e le fasce sociali più vulnerabili, finanziamenti per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, cioè gioco d'azzardo patologico, e misure di armonizzazione fiscale. È in atto la raccolta di firme presso gli uffici comunali in Piazza Grande. Cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di diffondere a luglio 2013 una circolare a tutti gli 11.000 dipendenti del gruppo, nella quale spieghiamo cos'è il gioco d'azzardo, spieghiamo quali sono le operazioni che sono il sospetto di un cliente che è a rischio, spieghiamo cosa vuol dire essere un giocatore d'azzardo patologico. Cerchiamo di indicare come approcciare, come avvicinare questo cliente, ed è una cosa molto delicata perché pensate bene a quali potrebbero essere le sue reazioni. A livello più esterno abbiamo anche realizzato degli articoli per informare la clientela dei rischi del gioco d'azzardo patologico. Inoltre abbiamo predisposto nella nostra lezione di educazione finanziaria anche delle slide in modo da fare in modo che i giovani siano messi in allerta. Sempre dal punto di vista più pratico, le carte di credito emesse dal gruppo Viper sono inibite al settore gambling, gioco d'azzardo. L'unica eccezione sono le carte prepagate ricaricabili e le carte che sono destinate a clientela facoltosa. Così come l'impegno che si prende il gruppo Viper è quello di non offrire mai allo sportello gratta e vinci, perché anche questo è un'altra maniera per avvicinare persone che si fidano della banca a un qualcosa che può portarle poi verso problemi ben più grossi.